25 minutes live session at Cube Recording Studio. Questa mattina abbiamo il piacere di avere ospiti Il Gioco, un trio che uscirà con il suo disco d'esordio omonimo proprio nei prossimi mesi primaverili con la M Record Label. Leonardo Rosselli, sassofonista e autore del primo brano. Qual è il titolo? Il titolo è Porto al Dance, un brano dedicato alla mia città natale, Ancona. Ascoltiamolo. Thank you.
Poggio lo strumento. Allora. Eccoci. Portual Dance vi rappresenta nella maniera perfetta, musicalmente parlando, un progetto senza basso. Negli ultimi anni sta prendendo piede questa formazione, che chiaramente rende il lavoro del chitarrista particolarmente complicato, proprio perché oltre alla linea armonica si deve occupare di quella del basso. Certo. Vuoi presentarci la formazione? Sì. Thomas Lasca alla chitarra, e Andrea Elisei alla batteria. Andiamo avanti con il prossimo brano. Il prossimo brano è sempre di mia composizione, si chiama Skywatcher. Niente. Ascoltiamo, esatto. Thank you.
Thomas, ti abbiamo citato in precedenza con Leonardo, appunto, chitarrista e in questo in piccola parte bassista, appunto, Sì, perché esatto. appunto usi un octaver per la linea di basso. In precedenza, chiacchierando in merito al gioco, appunto, al vostro trio, mi parlavi anche di una condizione geografica che vi ha in qualche modo e vi aiuta a trovare delle coordinate comuni anche dal punto di vista musicale, giusto? Sì, proprio dal punto di vista dell'ispirazione principalmente nella composizione, perché comunque tutti i brani che comporranno appunto l'album hanno un titolo descrittivo che prendono appunto spunto dalle zone appunto che ci circondano, come i precedenti due brani che abbiamo ascoltato e anche i prossimi due che sono appunto due mie composizioni. Il prossimo si intitola Black Cat e Esatto. immagino sia uno dei vostri gatti di Esatto, riferimento. esattamente, esattamente. Ascoltiamolo.
Questo era Black Cat, Thomas, complimenti per la composizione. E invece, ultimo brano con cui chiudiamo questa sessione di 25 Minutes è Free Fall, sempre scritto da Thomas. Andrea Elisei alla batteria. Parlavamo del concetto di gioco che vi contraddistingue anche per quanto riguarda l'elemento compositivo, no? Sì, sicuramente sia per l'elemento compositivo, ma ancora di più per quanto riguarda l'aspetto di interazione creativa che si viene a generare in modo estemporaneo mentre suoniamo. E c'è un aspetto che vorrei sottolineare, secondo me molto importante, che caratterizza questa formazione e spero poi passi anche oltre le telecamere, che prima di essere una formazione di colleghi e musicisti che suonano insieme, siamo una formazione di amici. Ci conosciamo da tanto, collaboriamo, studiamo insieme da tanto, e quindi sicuramente il gioco è un titolo che sembrava accomunare tutte queste caratteristiche. Infatti, mi faceva piacere. Si percepisce anche non solo nelle composizioni, ma anche nell'interplay, no? Della formazione. Quindi complimenti ancora. Chiudiamo con l'ultimo brano, appunto Free Fall. Grazie ancora per essere stati qui con noi. 25 Minutes Live Session at Cube Recording Studio. Il gioco.